Finisce con un pareggio che va bene a tutti, a Ascoli Cagliari, a tutti tranne che ai tifosi marchigiani che avrebbero voluto festeggiare la salvezza aritmetica della loro squadra e dovranno aspettare. Ascoli e Cagliari comunque fanno un passo importante verso la permanenza in A e ringraziano il Milan che ha battuto il Messina. La partita entra nel vivo subito al 17esimo, l'Ascoli attacca, Comotto pesca fini in area, Chimenti vola e respinge. L'azione però continua, la palla arriva a Parola, cross in area, Ferrante con un guizzo anticipa a Canini e di testa segna l'1-0, il settimo gol del suo campionato. Non passano neanche tre minuti che succede di tutto, Bielanovic scatta sul filo del fuorigioco, controlla il pallone con il braccio, Canini lo strattona. De Santis gli mostra subito il cartellino rosso per aver fermato una chiara occasione da rete. I giocatori del Cagliari protestano per il tocco di mano non visto da De Santis e dai suoi collaboratori. Bega prende due ammonizioni in un minuto e la squadra sarda rimane in 9. Sonetti allora disegna un 4-3-1 con il solo Suazo in attacco. Con due uomini in meno la resistenza del Cagliari è quasi commovente, forse anche per questo l'Ascoli non infierisce. Al 46esimo Guana filtra bene per Bielanovic che cerca il tocco morbido, ma Chimenti rimane in piedi e si salva. A inizio della ripresa invece Fini a graziare il portiere rossoblu con un colpo di testa morbido. Al 7° il Cagliari riesce a pareggiare, Suazo spara sulla barriera, ritrova il pallone, scambia con Gobbi e fa 1-1 tra lo stupore dei tifosi dell'Ascoli. 12 minuti dopo il Cagliari 9 contro 11 passa addirittura in vantaggio. Conti lancia Suazo che mette il turbo, nessuno riesce a fermarlo e l'attaccante honduregno segna il suo 20° gol in campionato. Nessuno crede a quello che sta succedendo al Del Duca. L'Ascoli tramortito riesce comunque a reagire, Foggia sfiora il palo con una conclusione dal limite e al 22esimo De Santis sanziona con il rigore la spinta di Lopez su Ferrante. Dal dischetto Capitan Domizzi sigla il 2-2, risultato che va bene ad entrambe le squadre. C'è tempo ancora per una bella parata di Chimenti sulla bordata di Fini e per l'espulsione di Cristiano che al 44esimo riequilibra un po' la parità numerica. Al fischio finale i tifosi dell'Ascoli rumoreggiano per la mancata vittoria mentre Cellino chiede il risultato di Messina-Milan ed esulta.